Ore 9, lezione di sicurezza informatica. All'Università di Tel Aviv, leader mondiale nel settore, questa volta in cattedra sale il premier Naftali Bennett, 49 anni, guru dell'high-tech, ebreo religioso che ha fatto fortuna proprio come imprenditore nella cyber security. Il palcoscenico gli è fornito dalla Cyber Week, evento internazionale in corso in questi giorni. Gli attacchi criminali, avverte Bennett, crescono rapidamente in tutto il mondo. La nostra proposta è organizzare una rete globale per identificare gli attacchi alla sicurezza informatica, dare l'allarme e lavorare insieme per trovare soluzioni. E suscita grandi speranze lo straordinario sviluppo della città di Beersheba, nel sud del paese. Beersheba è un ecosistema unico fatto di innovazione sostenuta dall'iniziativa del governo, dall'esercito, dal sistema accademico che seleziona e forma i migliori talenti. E così Beersheba, conosciuta in Israele come la capitale del deserto del Negev, nota in passato per le dune di sabbia e i cammelli, è divenuta negli ultimi anni capitale della cyber security. Chiediamo al pioniere della sicurezza informatica, Ben Israel, cosa pensi delle accuse di spionaggio contro giornalisti e attivisti in tutto il mondo rivolte ad una società israeliana. Non conosco i fatti, ma in Israele abbiamo le nostre leggi e non sono ammesse azioni criminali. Questo non vuol dire che noi non possiamo avere criminali, come in qualsiasi altro paese.